e il coinvolgimento dei ragazzi. Liberi di scegliere è un progetto nato 2 anni fa e ideato dalla città metropolitana di Torino, in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale e con la regione Piemonte. Coinvolge 9 scuole del territorio metropolitano torinese: Gramsci di Ivrea, Ferrari di Susa, Norberto Rosa di Bussoleno, Einstein, Beccari, Colombatto, Agnelli, Giolitti e Sella Alto Lagrange di Torino. E riguarda la riscrittura dei capitolati d'appalto dei bar e dei distributori di cibo e bevande all'interno delle scuole partecipanti. Il progetto è stato presentato martedì 23 gennaio nell'aula magna dell'Istituto Avogadro di Torino. Dopo i saluti del direttore dell'ufficio scolastico territoriale Stefano Suraniti e della consigliera metropolitana delegata all'istruzione, le scuole presenti hanno potuto usufruire di uno spazio per l'esposizione del lavoro in classe e per il confronto con gli studenti degli altri istituti. La mia classe l'anno scorso, una terza, ha partecipato al progetto Liberi di Scegliere. Inizialmente il bando del bar della nostra scuola stava scadendo, per cui abbiamo creato un questionario in base al quale dovevamo chiedere, che è stato somministrato a personale ATA, studenti e docenti, in base a cui veniva richiesto quali alimenti si volevano per il nuovo bar, ed era anche un modo per insegnare la giusta alimentazione alle persone della nostra scuola. In seguito all'assemblea plenaria, gli studenti hanno partecipato ai lavori di gruppo, che avevano per tema le etichette alimentari, gli ingredienti utilizzati e l'analisi del problema dei rifiuti prodotti dai distributori. Il Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino lavora da quasi 30 anni sui temi della salute nelle scuole e del benessere all'interno di queste. Quando la dottoressa Di Bella ci ha parlato della possibilità di lavorare sull'alimentazione, il pensiero è corso a un'esperienza che il Giolitti aveva, la scuola Giolitti aveva fatto per conto suo, con un grosso lavoro di ricerca sui cereali, sull'alimentazione sana, con un gruppo di insegnanti molto, molto motivato in questo senso. In quella scuola gli studenti a un certo punto si sono stancati di mangiare male. Quel giorno i ragazzi hanno iniziato uno sciopero delle macchinette e hanno smesso di utilizzarle, fino a quando la scuola non si è posta il problema di cambiare il capitolato e di cercare qualcuno che dentro le macchinette mettesse qualche cosa di buono e di sano.